Ciao a tutti carissimi amici disneyani e bentornati a Disney Space Authors, in questa terza puntata della rubrica del mio canale in cui vi parlo delle migliori matite e penne della casa editrice Disney. Allora, la puntata di oggi è dedicata a Floyd Gottfredson, l'autore più importante della Disney assieme a Carl Barks. Qualcuno lo reputa il Barks dei topi, mentre io non sono totalmente d'accordo con questa visione, ma poi vi spiegherò perché. Chi è Floyd Gottfredson? Floyd Gottfredson nasce nello Utah e inizia a lavorare nello studio Disney nel 1929, ma solamente nel 1930 gli verrà affidata la sezione comics, cioè lui diventerà di fatto disegnatore delle strisce di Topolino ufficiali, diciamo. Non è esatto dire la testata ufficiale perché in quegli anni c'era solo quella, perché Topolino nel 1930 e Snoato nel 1928 aveva solamente 2 anni, quindi era ancora piccolissimo. Floyd Gottfredson infatti è denominato anche il terzo papà di Topolino, secondo me anche l'uomo più importante per la figura di Mickey Mouse, perché è colui che, come Barks aveva fatto con Paperino, Gottfredson ispessisce la figura di Topolino, gli dà un carattere, laddove prima era solo una macchietta comica, non una macchietta comica, ma un eroe mattacchione, era un birbante, era un ragazzetto. Comunque Topolino non era ancora il personaggio che conosciamo oggi. Il personaggio che conosciamo oggi ci viene grazie soprattutto a Gottfredson, che ne delinea il carattere e soprattutto ne scrive delle storie fantastiche. Perché Gottfredson non è solo disegnatore, ma Carl Barks era sì soggettista, sceneggiatore, disegnatore delle proprie storie, quindi autore completo al 100%. Gottfredson non è completo al 100%, però è lui che scrive le storie. Infatti lui è disegnatore, che i disegni di Gottfredson sono secondo me perfetti, rappresentano la perfezione, ma è anche soggettista, cioè lui scrive il soggetto delle storie, mentre per la sceneggiatura si affida a Bill Walsh, cioè di volta in volta a tre diverse persone, Bill Walsh, Osborne e De Merris, che sono dei suoi valenti, come si dice, assistenti, che lo aiutano solamente nelle sceneggiature, ma i soggetti per lo più sono di Gottfredson. Autore veramente importantissimo, e lui, innanzitutto, il carattere di Topolino non viene subito delineato, cioè nel 1930 arriva Gottfredson e via, no. C'è un lavoro che dura veramente degli anni, infatti secondo me è da considerare come rottura con tutte le storie precedenti Topolino giornalista del 1935, in cui vediamo per la prima volta Topolino alla presa con una storia un po' più seria del solito, delle precedenti un po' più bonaccione. Potremmo considerare anche Topolino poliziotto e Pippo suo aiutante, che è precedente di qualche mese, ma secondo me il vero punto di rottura è Topolino giornalista, perché da lì in poi Gottfredson sfornerà le sue storie migliori in assoluto. Alcuni considerano come punto di rottura Topolino nella Casa dei Fantasmi del 1936, ma secondo me il vero punto di rottura è Topolino giornalista, che segna proprio una chiusura con le storie bambinesche del passato, perché lui riesce, con Topolino giornalista, a introdurre nel fumetto Disney dei temi veramente molto importanti. In questo video io vi consiglierò non tanto dei volumi, perché non ho molti volumi su Gottfredson, cioè ho la collezione completa, infatti vi consiglierò solamente dei numeri della collezione completa delle storie di Floyd Gottfredson, uscita con il Corriere della Sera, mi pare nel 2010. Pare, non ne sono sicuro. Poi vi consiglierò, cioè se vi interessa sapere quali sono secondo me le storie migliori di Floyd Gottfredson, tutte le storie che io reputo migliori, anche se secondo me sono da leggere veramente tutte, mi manderete un messaggio privato, perché sennò il video viene lunghissimo. Vi consiglierò, vediamo un attimo, 6 volumi della collezione, quindi è veramente nel sceglierli veramente mi si è dilaniato il cuore, perché volevo veramente proporveli tutti, ma purtroppo sarebbe anche poco producente. Infatti nel scegliere questi volumi ho tralasciato alcuni che io adoro, ma purtroppo che non sono magari rappresentativi. Cioè, ho operato una selezione, diciamo, molto restrittiva, purtroppo, perché, ripeto, le storie di Gottfredson sono magnifiche, tutte quante. Ma riprendiamo dove avevano lasciato Gottfredson. Lui nel 1975, quindi, opera questa rottura completa con il passato, con le storie bambinesche del passato, e
gli viene dato sempre più fiducia e lui elabora delle storie sulle strisce quotidiane, sulle strisce dei quotidiani, dei giornali. Elabora delle storie che sono veramente meravigliose, che escono a puntate sui giornali, come ho detto, sui quotidiani, che sono le prime storie Disney ad ampio respiro e dal taglio avventuroso. Infatti Goldfredson sfornerà un capolavoro dopo l'altro fino al 1955, mi pare, perché nel 1955 ci si accorge che le tendenze sono cambiate, che non vanno più... Ma sto registrando? Sì, sto registrando, scusate. Si accorge che le tendenze sono cambiate, che non vanno più le strisce quotidiane, ma che vanno i comic book. Quindi Goldfredson viene relegato a disegnare e scrivere strisce che siano conclusive, e cioè non le storie da taglio avventuroso, d'ampio respiro, non autoconclusive che apparivano a puntate sui quotidiani, ma lui era relegato a fare solamente delle strisce comiche conclusive sui quotidiani. Dal 1955 fino al 1975, l'anno in cui avverrà il pensionamento. Anche lui, come Barks, dopo la pensione disegna, cioè, produce dei quadri ad olio che sono veramente molto belli, anche se secondo me non arrivano alla perfezione di Barks. Entrambi sono due, cioè Barks e Goldfredson sono due autori molto importanti, ma secondo me diversi. Goldfredson non è il Barks dei topi, secondo me Goldfredson è colui. È il Big Bang da cui nasce tutto l'universo Disney, perché è con lui che si sviluppa tutto il buon fumetto Disney di qualità, poi tutte le storie Disney, belle storie Disney ovviamente, che arriveranno negli anni a seguire, sono sicuramente devono molto a Goldfredson. Secondo me è il Big Bang da cui poi è nato tutto. Alcuni lo definiscono il Barks dei topi, ma secondo me non è esatto, perché Barks più che altro Barks crea un universo dal nulla, Paperopoli, crea, diciamo, uno spin-off della serie regolare, chiamiamola così. E Barks va contro la tendenza, Barks è veramente un ribelle, un profeta, ecco. Goldfredson invece non si ribella alla serie regolare, ma bensì la sviluppa e la caratterizza nel modo migliore che lui potesse fare. Quindi sono due autori che secondo me sono molto diversi, ma entrambi sono i due autori veramente di punta della Disney. Infatti, poi per parlarvi nelle puntate successive della mia rubrica, dovevo per forza fare la puntata su Barks e su Goldfredson per poi farvi capire, gli spunti che poi arriveranno per gli altri autori. Ok, niente. Quindi passiamo subito ai miei consigli. Il primo è il numero 1, Topolino e il mistero dell'uomo nuvolo, in cui fa la sua comparsa il dottor Enigma, e secondo me è una delle storie veramente migliori a livello sia tecnico che proprio della sceneggiatura, cioè che proprio del soggetto di Floyd Goldfredson. In questo volume, tra l'altro, l'ho scelto perché abbiamo, oltre a Topolino e il mistero dell'uomo nuvolo, anche Topolino e il gorilla spettro, una storia veramente classica di Goldfredson, che secondo me vale assolutamente la pena di leggere, e quindi questo volume è veramente molto, molto bello, anche perché essendo il primo c'è l'introduzione all'opera e che vi spiega, vi fa una panoramica su Goldfredson molto più approfondita di quella che vi sto facendo io. Inoltre c'è anche Topolino cercatore d'oro e alcune tavole autoconclusive. Ovviamente sono quelle storie secondarie che non sono i capolavoroni, ecco. L'altro numero che vi consiglio è il numero 3. Topolino e il mistero di Macchia Nera. In questo numero, secondo me, è il migliore dell'intera serie, molto probabilmente sì, perché abbiamo Topolino e la banda dei piombatori, una delle storie classiche veramente fantastica di Goldfredson. Topolino e Robinson Crusoe, che non è male, Topolino al campeggio, Topolino e il mistero di Macchia Nera, che è un capolavoro assoluto, è fantastica, è una storia veramente magnifica. Questo ve lo consiglio, numero 3. L'altro che vi consiglio è veramente una trilogia, sono 10, 11 e 12. Allora, non vi ho parlato del rapporto tra Goldfredson e Eta Beta. Goldfredson crea il personaggio di Eta Beta. Nel 1947 lui è sempre alla ricerca di una spalla per Topolino, spalla che poi troverà in Pippo, però lui prima prova con Paperino in Topolino e il mistero dei cappotti, poi con Orazio in Topolino e il mistero nel Castello Incantato, poi con sia Pippo che Paperino nella Casa dei Fantasmi, e nel 47 si crea Eta Beta. Questa spalla è
nella storia Topolino e l'uomo del 2000. In questo volume abbiamo, aspettate, Topolino e l'uomo del 2000, Eta Beta l'indovino, i poteri di Eta Beta, Eta Beta è lo scassinatore fantasma, Topolino è la crisi di Eta Beta, Eta Beta è la tombrello, Eta Beta è la spia poeta. Sono storie, è un ciclo che io adoro, quello di Eta Beta, perché è molto innovativo ed è molto molto bello da leggere. L'altro, il numero 11, invece contiene Topolino è il processo di Eta Beta, Topolino è lo strano potere di Flip, Topolino ed Eta Beta nel pianeta minorenne, e Topolino ed Eta Beta nel Texas, il prosieguo sempre del numero 10, e poi il numero 12, che contiene, aspettate, Topolino ed Eta Beta il tesoro di Mook, ho detto Mook perché ci sono tre O, secondo me il tesoro di Mook è, secondo me, una delle migliori, se non la migliore storia di Gottfredson a livello tecnico. A livello tecnico è fantastica, poi la trama è mozzafiato, è veramente fantastica. Nel tesoro di Mook del 1950, quindi 3 anni dopo la creazione di Eta Beta va via, torna nel futuro, no, aspetta, non mi ricordo se nel futuro o al centro della Terra, vabbè, forse entrambi, non mi ricordo comunque, sinceramente. Vabbè, comunque Eta Beta saluta i lettori delle strisce di Topolino, questo perché? Ufficialmente perché Eta Beta ha nostalgia di casa, dice di avere nostalgia di casa dopo quasi 3 anni che è nel lontano. Però fu lo studio Disney a dire a Gottfredson di mandare via Eta Beta dalle strisce perché con il suo carisma, con la sua originalità, stava letteralmente rubando la scena a Topolino. Quindi la spalla stava rubando la scena al protagonista delle storie, al titolare della testata, e quindi questo non poteva succedere ed Eta Beta è stato mandato via. Un peccato perché è stato, cioè, il triennio di Eta Beta è veramente, per me, fantastico. Quest'altro volume, cioè, nel volume poi troviamo Topolino, Buffone e il Re, una storia che io adoro, Topolino è la città subacquea, che è fantastica, e Topolino è la mosca ZZZ, che anch'essa è fantastica. Buffone e il Re, la città subacquea e la mosca ZZZ sono tre storie diverse, molto diverse tra loro, ma che accadono cioè, di fila. Cioè, finisce un'avventura e inizia subito un'altra, perché le storie di Gottfredson, essendo strisce quotidiane, c'è comunque una sottospecie di continuity. E questa trilogia io la adoro veramente. L'ultima storia è Topolino e Pippa Hollywood, che anche questa è molto valida. L'ultimo volume che vi consiglio, ma ovviamente ce ne sono moltissimi altri, infatti mi piange il cuore per aver tralasciato storie che io adoro, come Topolino contro Topolino, che l'amo alla follia, ma purtroppo il volume era abbastanza scarno in cui è pubblicata quella, quindi l'ho dovuta tralasciare, ma poi vi ripeto, mandatemi un messaggio se volete sapere poi le storie di Gottfredson che io amo. Poi con una veloce ricerca in internet potrete sia leggerle su internet che trovare i volumi in cui sono state ristampate. Questa è una delle storie che io preferisco in assoluto. Topolino è il cervello del secolo. Per ricollegarci al discorso della spalla di prima, in cui Gottfredson è alla ricerca spasmodica di una spalla per Topolino che poi si rivelerà a Pippo, questa storia mi pare che sia un po' più, un po' posteriore a tutte le altre storie, una delle ultime, cioè sarà tipo del 53 forse, non voglio sparare cagate, aspettate. Eh no, vi stavo comunque dicendo, no, è del 55, infatti è una delle ultime, mi pare che sia addirittura la penultima prima che a Gottfredson venga imposto di pubblicare solo strisce conclusive umoristiche, mi pare che sia addirittura la penultima. Durante questi anni in cui si è affermato Pippo come spalla per Topolino, la cosa stava iniziando a ristagnare, e con Topolino il cervello del secolo, Gottfredson insinua, cioè ipotizza che Pippo sì, per un trauma misterioso che poi scopriremo nel corso della storia, sia diventato la mente più geniale del secolo, appunto, un genio pazzesco. Come diventerebbe la vita per Topolino e via dicendo, un what if, possiamo dire che è un what if, ma in realtà è comunque in continuity, quindi non è esattamente un what if, ma è veramente molto bello. Nello stesso volume poi troviamo Topolino il terraplano, Topolino l'orfanello riformato, Topolino e lo zio in ozio, che sono storie comunque carine, anche se sono molto belle. Quindi questa puntata finisce qui, contattatemi via MP, se il video vi è piaciuto mettete mi piace e iscrivetevi al canale.
Ci vediamo al prossimo video e un saluto a tutti quanti gli stimatori della Disney. Ciao a tutti.